aggiornati poi sul 2017 della polizia di frontiera, come è stata? È stata un'attività intensa sotto il profilo del controllo, del contrasto e della repressione dei reati in materia di crimine transfrontaliero. I numeri portano insomma, a considerare positivi i risultati raggiunti. Abbiamo fatto 233 arresti, che sono un numero abbastanza significativo di persone intercettate e quindi assicurata alla giustizia. Lo do un po' come punta dell'iceberg di quella che è l'attività globale. Ecco, per arrivare a queste cifre, insomma, significa che dietro c'è tutto un trascorso di lavoro che porta poi effettivamente a questi risultati. Sono stati tanti passeri che sono stati arrestati? Sì, diciamo che quella del crimine transfrontaliero attraverso il contrasto, l'attività di contrasto all'attività dei passeri è una delle attività principali di questo ufficio, diciamo quella che forse dal punto di vista operativo forse impegna di più, perché le metodiche sono le più svariate, le più articolate, le più complesse e spesso le più variabili, per cui bisogna essere anche in grado di riuscire a intercettare flussi, gruppi e metodiche che cambiano in continuazione. Com'è la collaborazione con la polizia di frontiera francese? La collaborazione con la polizia di frontiera francese è un po' un nostro fiore all'occhiello, perché è di ottimo livello, ormai comincia a essere consolidata da qualche anno, ci sono delle ottime esperienze, dei risultati che ci consentono anche di riuscire a programmare nuovi tipi di attività, per cui sicuramente un punto di riferimento anche per quanto riguarda tutta l'attività di polizia di frontiera in generale.